Lo sviluppo del territorio, lo sviluppo del canavese passa anche attraverso l'ambiente. Passa attraverso l'ambiente, come abbiamo visto questa sera, con dei progetti che sono significativi. Passa, se mi permetti, soprattutto attraverso un metodo di lavoro che è quello che si è visto anche questa sera, cioè il fatto di fare le cose insieme, il fatto di lavorare insieme, il fatto di mettere insieme le persone su delle progettualità e su degli obiettivi. Ma sarà inutile se queste azioni non saranno sostenute da ogni singolo cittadino. Ci sono progetti in cantiere a riguardo? Ci sono dei progetti in cantiere all'interno di una commissione che è più ampia, perché è una commissione che si occupa di turismo, di cultura, di sport, e all'interno di quella commissione ci sono in questo momento in valutazione le priorità di quella commissione, appunto, dove tieni conto che ci sono più di 160 proposte progettuali che vengono prese in esame, quindi in questo momento stanno lavorando per decidere su quali andare ad agire e su quali iniziare a chiedere dei finanziamenti. Però l'importante, appunto, è che questi progetti abbiano la valenza non sul singolo comune, ma una valenza ampia sul territorio. L'importanza dell'ambiente nella scuola e nei bambini che saranno gli adulti del futuro. Questa sera ho avuto modo di approcciarmi a una cosa che non conoscevo, che è il PAESC, ma in realtà ho avuto modo anche di pensare che in questa direzione noi è da anni che lavoriamo con i progetti di mobilità sostenibile, con Pedibus a scuola camminando, il miglio al giorno, con progetti di riutilizzo e riciclo, con progetti di raccolta differenziata, quindi è già un substrato, diciamo, che nella scuola è presente. Sicuramente, come dicevamo con il sindaco, sarebbe maggiormente auspicabile un'integrazione rispetto a scuola-territorio per implementare, diciamo, questi progetti e per illustrare con le dovute modalità, affinché i bambini e i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado capiscono proprio questo progetto, in modo che loro ritrovino i loro percorsi, che sembrano piccolini, in questo grande progetto e li contestualizzino.